Io ci ho realmente e profondamente pensato mille volte. Ho pensato mille volte a tutti coloro che in questi 5 anni hanno messo a loro disposizione la loro professionalità per me e per la città. E l'hanno fatta magari in un modo nuovo rispetto al passato o si sono rimessi a disposizione in una nuova maniera. Ecco, io tutte queste persone le ho nel mio cuore e quindi prima di assumere questa decisione mi sono nel mio intimo confrontato con ognuno di loro. Quindi per questo motivo c'è stata molta lentezza e la necessità di assumere profondamente questa decisione. In questi 5 anni ho sputato sangue per questa città, lo posso dire da ogni punto di vista. Io mi sono dedicato totalmente, totalmente a quello che è stato un progetto che abbiamo portato avanti come squadra e l'ho fatto dedicando ogni singola energia a questo progetto. Io credo che soltanto quando si ha la piena consapevolezza e la profonda consapevolezza del lavoro che è stato svolto in questi 5 anni si può pensare di andare a intercettare i fondi che veramente possono cambiare realmente la prospettiva di questa città. Questa città ha bisogno di lavoro, ha bisogno di nuove infrastrutture, ha bisogno di cose concrete che senza quel tipo di finanziamento non arriveranno mai. È una città che è stata quasi dimenticata da questa nazione, è una città che è andata in crisi, nella quale c'è una crisi che veramente morde fortissimo e senza riuscire ad avere un ruolo forte all'interno di quello che è il Parlamento europeo, noi non possiamo pensare di cambiare un bel niente. Ho già detto a chi potesse in qualche modo dire ipoteticamente: guarda che tu fai questa scelta per intercettare l'immunità parlamentare, io ho detto apertamente, quindi togliendo ogni dubbio dal tavolo, che sono disponibilissimo, non disponibile a rinunciare all'immunità parlamentare laddove questa arrivasse, per poter dimostrare la mia innocenza, che sono sicuro esserci, naturalmente documenti alla mano, anche confrontandomi con tutti gli avvocati, con tutto questo percorso che vi garantisco è stato parte integrante di quella sofferenza che vi stavo dicendo prima, e lo farò davanti ai giudici. Quindi anche laddove questo dovesse arrivare, io non avrò alcun problema a farlo nelle sedi opportune.